Di dire, dal momento della fondazione del partito a Sansepolcro, il 21 marzo del 1998, il programma prevedeva proprio il cambiamento della classe dirigente. Quindi cambiamo i volti perché le facce sono sempre le stesse, il business della politica oramai è diventato un business conclamato e c'era bisogno di professionisti che già avessero dimostrato di saper fare qualcosa personalmente, di impegnarsi nella politica con lo spirito di stare al servizio. A Sorrento abbiamo pensato a Giorgio Antonetti, che sicuramente rappresenta il nuovo, e diversi candidati, in verità io non voglio essere di parte un po' per il ruolo che ho a livello regionale, ma sicuramente Marco Esposito rappresenta, credo, un fiore all'occhiello, lo conoscerete perché è il responsabile di economia, dell'economia del giornale Il Mattino, si è sempre distinto, ha lavorato a Repubblica, al Messaggero, col Montanelli, ed è un uomo di una profonda ispirazione liberale proveniente dal mondo della cultura, che parlando una mattina con me a Napoli ha detto: senti, io ho due figlie piccole, Sara che ha 4 anni e la grande che ne ha, mi pare, 8. Ha detto: io credo di dover fare qualcosa, è il momento di scendere in campo, metterci la faccia per cercare un po' di cambiare le cose della politica. L'ho presentato al presidente Di Pietro, mi è piaciuto, hanno avuto un bel colloquio, un bel dialogo, e Marco è stato nominato il responsabile del lavoro per il Sud Italia, perché ha una competenza specifica, ha scritto diversi libri, è un esperto sul federalismo. Voi sapete che noi abbiamo in Parlamento votato a favore del federalismo come per una presa di responsabilità di noi, diciamo, del Sud. Dobbiamo cercare di essere autosufficienti, non dobbiamo avere elemosine da parte del generale Miloni. Quindi la rottura di questo legame perverso fra politica e il mondo che gestisce la sanità e anche i dirigenti di primo e di secondo livello è una legge che adesso si sta trattando, tra l'altro, in Commissione Affari Sociali, che purtroppo considera una specie di, io chiamo, schizofrenia politica. Da un lato i medici possono andare in pensione prima, Brunetta sta dicendo a molti medici: andate via a casa perché ci servono posti di lavoro e perché non possiamo pagare soprattutto tanti medici, ma dall'altro lato si sta facendo una riforma che prevede quello che accade nelle università, in cui cioè il pensionamento avviene a 70 anni. Quindi ci sono ancora una forma di privilegi che rappresentano, a mio avviso, soltanto dei compromessi elettorali, per cui esistono delle persone della classe dirigente nel campo della medicina che non sono valutate, non sono valutabili, e quindi hanno una specie di sultanato che va dal 25esimo anno di età fino al 70esimo anno di età, per non arrivare anche a 72-73 anni per i fuori ruolo, che di fatto blocca qualsiasi forma di carriera dei nostri giovani medici che sono destinati ad andare a casa tutti quanti voi. Ho visto tante belle parole, ma sono rimasto sorpresissimo perché manca proprio un problema, non è stato affrontato il problema dell'ospedale di Sorrento. Credo che quello che è un altro mio pallino, quello di promuovere una ASL turistica che comprenda da Positano, Capri, Sorrento, un po' perché rappresenta un territorio che come una fisarmonica si espande molto durante l'estate e si restringe, credo che abbia bisogno di una corsia preferenziale e di standard di qualità minima che vengono garantiti a tutti i turisti, a tutti gli ospiti, che consentono ai cittadini della penisola di lavorare, che consentono a noi di esercitare quella ospitalità che è caratteristica del nostro paese. Credo che è un problema che, al di là quello dell'ambiente, che mi ha visto più volte protagonista alla Camera con interrogazioni parlamentari per la difesa del nostro mare, che negli ultimi anni sta diventando davvero un problema, credo che l'ambiente si debba rappresentare soprattutto per l'Italia dei Valori un obiettivo, la vivibilità di Sorrento. Credo che l'ambiente, il territorio, soprattutto il mare, dove non ci sono confini, non ci sono barriere, da Castellammare a Meta, purtroppo, se il Sarno è inquinato, se continuano a sversare anche nel dorato Domizio, noi avremo sempre, per l'effetto delle correnti, una quantità di materiale inquinato, fortemente inquinato, che andrà
ad inquinare il nostro mare, e quindi col tempo, nonostante le proteste degli albergatori che quando si fa una denuncia del genere reagiscono come se noi avessimo scoperto l'acqua calda, io penso che